Dopo un incendio, meno lavori si fanno, meglio è, perché entrare con i mezzi danneggia le ife fungine, che poi sono quelle che consentono la rifertilizzazione del Sono suolo. stati gli esperti a dare consigli agli amministratori locali di Rocca San Giovanni per il post incendio alla Pinetina di Vallevò. Un consiglio comunale straordinario dedicato al tema si è svolto proprio sui luoghi devastati dalle fiamme ad agosto scorso. L'area alberata, realizzata decenni fa dalle Ferrovie dello Stato per preservare la zona dal dissesto idrogeologico, è ancora soggetta a rischio frana e i pini marittimi non sono più adeguati a mitigare il fenomeno. Oltre al professor Francesco Paolo Stoppa dell'Università d'Annunzio di Chieti, è intervenuto anche Nicola Labrozzi, presidente dei Geologi d'Abruzzo. Nel frattempo, nuovo senso civico prosegue nella raccolta fondi a tutela della Pinetina. Il presidente Alessandro Lanci. L'impegno da parte delle istituzioni, in particolare della Regione, a preparare un progetto di tutela per il dissesto idrogeologico e soprattutto un progetto per far sì che la Pinetina possa rinascere nei prossimi anni. Probabilmente bisogna cambiare specie perché il pino marittimo non è ideale per il dissesto idrogeologico, quindi seguiremo un po' le indicazioni che ci hanno dato gli esperti per quanto riguarda il rinboschimento. Quello che è emerso ancora di più con forza è che bisogna tutelare questo territorio non solo dopo le emergenti, come nel caso specifico dell'incendio della Pinetina, ma bisogna tutelare tutta la costa, dal dissesto idrogeologico, dall'abuso edilizio, dal continuo abbandono di immondizie, perché il nostro futuro è la costa, è il turismo. La Sevel sta preoccupando i cittadini e le istituzioni, ma purtroppo il destino credo che sia segnato. Nei prossimi anni sicuramente verrà delocalizzata e perderemo tantissimi posti di lavoro. Il futuro è nel turismo, il turismo si fa però proteggendo il patrimonio, valorizzandolo, perché se uno viene sulla costa teatina, sulla pista ciclabile e non trova un paesaggio integro, pulito, tutelato, se continuano gli incendi, se non ci sono come dire, le risposte immediate, la Pinetina poteva essere salvata se durante la sera dell'incendio ci fossero stati i mezzi adeguati dei vigili del fuoco, della protezione civile per impedire che il rogo ripartisse. Ecco, questa è un'emergenza che dobbiamo affrontare anche e soprattutto con la Regione, per esempio.